bentornati da Bear Strong, ben ritornati in un nuovo aggiornamento Blu-ray, in questo caso di ottobre. Ci sono state diverse offerte interessanti su Amazon: prendi due film a 12 euro, prendi due film col 40% di sconto, e io sinceramente ho preso qualcosa che prima o poi dovevo recuperare, visto l'offerta, perché non farla? E quindi ho colto l'occasione. Incominciamo con un film di Woody Allen, Scoop, con Scarlett Johansson e Hugh Jackman. È presente anche Woody Allen come coprotagonista, ed è un film che vi consiglio. Io Woody Allen l'ho apprezzato però in determinati film, non in tutti, e questo è uno di questi, perché è un film comunque thriller giallo fatto bene, è anche un po' presente della magia, che ama tantissimo il caro Allen, e quindi ve lo consiglio anche perché c'è una Scarlett Johansson nel fiore degli anni che merita assolutamente. Certo, non è Match Point, ma ve lo consiglio. Poi abbiamo un film che purtroppo mi sono perso al cinema, ma ho recuperato dopo, e secondo me è uno dei film in stop motion più belli mai fatti, ovvero La mia vita da zucchino. In questo caso è un Blu-ray, non è un DVD, perché l'hanno voluto fare più o meno come un DVD, non so perché, l'altezza è quella di un Blu-ray però. Ed è un film che vi consiglio assolutamente, perché magari dal nome, dalla locandina, vi sembra un film abbastanza infantile, invece non lo è affatto. Lancia messaggi importantissimi e delicati, nella sua oretta comunque lancia dei significati tosti, e secondo me merita assolutamente una visione, datevi una possibilità. Poi abbiamo 4 DVD in un cofanetto, 4 grandi film di Natale. Abbiamo The Polar Express, Fred Claus, poi abbiamo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, e Mi sono perso il Natale. Io The Polar Express già lo posseggo in Blu-ray, però siccome gli altri film sono carini e alcuni di questi in Blu-ray non si trovano, soprattutto in italiano, ho detto prendiamo questo cofanetto, mi è venuto praticamente tipo 6 euro tutti questi film, quindi perché no. È vero, The Polar Express ce l'ho in Blu-ray, però Fred Claus prima o poi lo devo recuperare, perché secondo me è uno dei film natalizi più carini e più simpatici. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato purtroppo ancora non l'ho visto, ho visto quello di Tim Burton, quindi lo dovevo vedere, e Mi sono perso il Natale l'ho sempre visto in televisione, ma non per intero, quindi a questo punto ho preso questa collezione qui. Poi ragazzi, il cofanetto della prima stagione di Fargo, una delle serie più belle degli ultimi anni, è rientrata nelle mie serie preferite, è una serie che mi è piaciuta un sacco. Per chi non lo sapesse, è una serie autoconclusiva, ho fatto anche la recensione, vi metterò magari il link su schermo, ho fatto la recensione della prima e della terza stagione. Ragazzi, molti si erano lamentati su Amazon per il problema che non presenta la lingua italiano, perché sul retro c'è scritto inglese-italiano. Però, come potete vedere, anche se è specchiato qua, comunque il problema sta che se non settate il vostro lettore Blu-ray con la lingua italiana, difficilmente vi spunterà la lingua, vi spunteranno altre lingue, spagnolo, catalano, insomma lingue strane. Se invece lo settate in lingua italiana, vi spunterà la lingua che vi interessa. Anche nella Play 4, nella Play 4 ho avuto facilità a vederlo, perché appunto era già settata con la lingua italiana. Che dire ragazzi, una serie bellissima, la prima stagione di altissimo livello, ha vinto diversi Golden Globe, c'è un Billy Bob Thornton in formissima, Martin Freeman anche, insomma è una serie che ultimamente sta avendo un sacco di successo, io ve la consiglio assolutamente. Tutte le stagioni sono autoconclusive, quindi ve li potete vedere anche volendo a saltare, non per forza in ordine. E poi ho fatto un acquisto extra, ho avuto l'occasione, è un film che rivedendolo l'ho rivalorizzato e mi è piaciuto di più. Ho avuto anche l'occasione di vedere la versione estesa, la Rogue Cut, e se non l'avete già capito, sto parlando di X-Men Giorni di un Futuro Passato, a parer mio il film più bello con questa nuova generazione di X-Men, anche se in questo film vediamo entrambe le generazioni, quella vecchia e quella nuova. Perché ho voluto prendere questo Blu-ray? Perché intanto l'edizione, ragazzi, è un'edizione, guardate che edizione è, con la sovracopertina, e soprattutto è anche a mo' di cofanetto, perché si apre
e dentro abbiamo questa bellissima immagine, come potete vedere. Quindi, sinceramente, l'ho preso praticamente allo stesso prezzo dell'edizione normale, quindi sono molto molto contento di questo acquisto. Presenta naturalmente la versione stessa, ovvero la Rogue Cup, quindi fatemi sapere nei commenti, insomma, la vostra, se conoscete qualcuno di questi Blu-ray barra DVD che vi ho fatto vedere. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete, vi lascio sempre il link della mia pagina Facebook giù in descrizione. Un saluto e al mio prossimo video, ciao!